Andrea Ceccarelli. Buonasera a tutti. Buonasera. Ciao caro. Ciao Andre. Il nostro viaggiatore, il bardo, no, il viaggiatore della famiglia di Valvola con i suoi diari di bordo. Certo. Bordo, bardo, ho fatto un po' di casino. Siamo bene, grazie. Siamo bene, ti vedo in forma. Sì, avete bevuto per il compleanno. Va, sì, no, il bordo. Abbiamo festeggiato fino alle 8 meno 1. Di con... acqua ce n'è tanta. Oggi devo dire che non è mancata. Sì, esatto, sì. Esatto. Tu stai bene, sei in forma. Sì, che... sì, ci siamo, sì, ci siamo. Dai, dai, bene, ci... bene. Un viaggiatore non si deve mai lamentare, ma perché è comunque vero. Sei lontano da casa, sei con gente non familiare, devi adeguarti a tutto. A tutto, a tutto. Sì. Questa sera ci porti a fare un giro bellissimo, ce l'hai accennato in anteprima, ed è una cosa meravigliosa. Partiamo da un'isola sperduta, esatto, nel Mar dei Caraibi. Considerando che qua sta arrivando l'inverno, ecco, noi cosa pensiamo? Spiagge bianche, cioè, Mar dei Caraibi, certo, e andiamo nelle piccole Antille olandesi. Il posto in sé è conosciuto per il nome perché c'è un sito web famosissimo, Aruba. È vero, è vero. È conosciuto anche dalla finanza italiana perché è considerato un paradiso fiscale, ah, quindi sì? Ovviamente ah, hanno, certo, la lente di ingrandimento. C'è un faro puntato sopra, esatto, certo. Io come al solito non sono andato a esportare moneta, valuta, niente. Sono andato per lavoro e ho conosciuto questa bellissima isola. L'isola di Aruba, che è un'isola veramente piccolina. Parliamo di un'isola che ha una superficie 31 km per 10. Cavolo, ma meno di 200 km quadrati, adesso se ho fatto, okay, i conti bene. Okay. E stiamo parlando di circa 100.000 abitanti, quindi una piccola provincia italiana, sì, sostanzialmente. Sì. Però ha alcune caratteristiche che sono molto peculiari. Mm. Per cominciare, quando atterri in aeroporto, loro hanno una lingua che si chiama il papamiento, no? Il papamiento? Sì, è una lingua solo loro questa? È una lingua realmente che di origine diciamo creola, perché, okay, mescola portoghese, spagnolo, inglese e olandese. Wow. Un ibrido. Diciamo tutte le loro influenze. È un ibrido, sì, esattamente. E questa lingua c'ha un vantaggio, perché ovviamente prende le parole più convenienti di ogni altra lingua, certo, e quelle che non convengono le lasciano stare. Mi piace. Il papamiento, ragazzi. Esattamente. Se non che quando tu atterri, questa è carina, quando tu atterri trovi una bellissima ragazza che ti accoglie, perché a Aruba sono tutti molto sorridenti, molto felici, viene chiamata, certo, l'isola felice. Ragazzi, ma dei Caraibi. E lei ti dice, appena arrivi, bombini? No! Con la B. Bombini. Però sai, io, perché sono sordo, il jet lag, no? Arrivi lì, stadio confusionale, spalanchi gli occhi e dici, cavolo, sono capitato in un posto fighissimo. Ti guardi intorno e dici, chi c'è che mi conosce? E poi, poco a poco, riesci a capire che benvenuti in papamiento. No? Oh, passa la paura. Quindi benvenuti in papamento e bombini. Esattamente. Prendete nota. Esattamente. Oltre a questa peculiarità che ti accolgono su, ed infatti ci credo che l'isola più felice... È già partita, certo, per forza. Esatto. Ci sono tante altre cose carine. Ad esempio, in questa piccola isola di 100.000 abitanti ci sono circa 90 etnie. Cioè, questa cosa è impressionante perché, cavolo, molti sono europei, perché quest'isola è stata dominata nei secoli da portoghesi, inglesi, olandesi, ed è ancora effettivamente sotto il protettorato olandese. È solo dal 1986 che quest'isola si è in qualche maniera indipendizzata. Okay. L'indipendenza realmente non ce l'hanno, nel senso che ancora vivevano un po' dei sussidi del governo olandese. Però la particolarità di quest'isola è che è circondata da spiagge bianche meravigliose. Quindi è un punto di arrivo per tutte le crociere, e quindi il lato dove arrivano le navi da crociera oramai è distrutto, ma sull'altro lato ci sono delle spiagge bianche meravigliose, incredibili, incontaminate. Tra l'altro, USA Today, il famoso giornale americano, sì, che ti regalano in tutti gli hotel americani gratuitamente, non so se perché non lo compra nessuno o perché è tanto popolare. A me il dubbio viene, ma lascia stare. È sempre meglio. Però vabbè. Comunque, loro dicono che l'isola più bella dei Caraibi sia proprio da Aruba. Aruba. E si chiama Eagle Beach. Eagle Beach, quindi la spiaggia dell'Aquila, è una spiaggia bianca, incontaminata, enorme,
dove tutti i turisti ovviamente devono passare per poter godere di questa meravigliosa isola e queste acque trasparenti, eccezionali. Beh, clima attorno ai 30 gradi di media. Cibo? 12 mesi l'anno, ovviamente. Cibo, creolo, creolo, eccetera. Perché il cibo? Sono tan ironica. Il cibo. Manca solo che parliamo di piatti. No, il cibo, ecco. No, di buono, c'ha che non solo c'ha tutte le spiagge intorno a sti isolottino piccolino, ma al centro c'ha anche una piccola foresta tropicale, e c'ha addirittura delle caverne con stalattiti, stalagmiti, cioè c'è di tutto, c'è veramente di tutto, sembra l'isola del tesoro. Una volta atterrato riesci a muoverti bene in auto, sì, con i mezzi? Sì, normalmente taxi, non è carissimo, c'è il Fiorino in questo caso. O la Aruba, Aruba, anche se puoi usare quello olandese, noi non l'abbiamo, ma usando l'euro ci provi, ma non niente. Non ce la puoi fare. C'è il Fiorino di Aruba, ancora loro c'hanno i fiorini. Okay. E l'altra cosa carina di questa particolare isola è quella che comunque in questo posto, al di là di poter fare anche kitesurf, windsurf, secondo le ci sono le spiagge per le famiglie, le spiagge per i figaccioni che appunto fanno vedere quelli che fanno kitesurf o windsurf. E poi no, all'interno di quest'isola ci sono delle peculiarità tutte loro, appunto queste isole, queste oasi verdi, tutte circondate da queste case coloniali meravigliose. Clima pacifico, relax, musichina, mangiare creolo, buono. E poi 30, più di 30 etnie diverse. 90. Più di 90 etnie diverse. E parlano quattro lingue, cioè se non riesci a capirti da Aruba, sta è casa. Un casino. Sta a casa. Cioè, no, no. Bombini e via con lo filo di gas. Esatto. ultimo dettaglio su Aruba. È il saluto. Il papamiento. Sì, certo, il papamiento. Sono appena arrivato. Papamiento, bombini. Non lo parla lui il papamiento, vedi? Lui è, certo, come ha imparato subito. È quello che serve. Ho imparato le parole chiave. Andiamo sul poetico. Volevo raccontarvi questo ultimo dettaglio. Loro hanno inventato la loro bandiera nel 1976, no? E nell'86 è diventata proprio bandiera ufficiale. La cosa bellissima che mi ha affascinato è la scelta dei colori, perché è una bandiera azzurra, come il mare ovviamente, è meraviglioso, gialla come l'oro e i tesori dell'isola, rosso come il cuore e l'amore degli isolani per la loro isola, bianca come la purezza della sabbia e la giustizia e la libertà di Aruba. Che bello. Bianco, rosso, oro e azzurro. Esatto. Beh, sono come sono? A strisce? No, è una bandiera che c'ha veramente è completamente azzurra, un rettangolo azzurro con due strisce dorate gialle, una stella rossa tipo stella marina, per capirsi, e poi delle piccole striature bianche. Meravigliosa. Bellissimo. Abbiamo capito la destinazione del nostro prossimo viaggio. Ragazzi, Aruba nel Mar dei Caraibi, sbarcate in Papamiento Bombini. E adesso cambiamo completamente itinerario e anche sfondo, no? Sì, diciamo che torniamo un attimo seri, perché comunque in questo caso mi piaceva affrontare nella seconda parte del nostro incontro un argomento un pochino più serio, ed è come una città, in questo caso Sarajevo, che è la capitale della Bosnia Erzegovina, è una città che negli anni 80 era assolutamente fiorente, industriale, probabilmente il centro più industrializzato dell'ex Jugoslavia, dove tra l'altro nel 1984, se non sbaglio, ci sono stati i giochi invernali, le Olimpiadi invernali, e io capitato poco dopo vedetti una città con un fermento giovanile, una voglia di integrarsi, di vivere questo mondo nuovo, perché la Jugoslavia a sua volta si stava un po' aprendo, si stava modernizzando, e incontrai un centro di cultura multietnica enorme. Lì convivevano cristiani ortodossi, cattolici, ebrei, musulmani di origini diverse, appunto serbo-bosniache, turche, albanesi, c'era un po' di tutto, un melting pot. Questo centro meraviglioso che era Sarajevo, tra l'altro famosissimo, non so se richiamando un attimo un fatto storico molto importante, Sarajevo
scatenò la prima guerra mondiale. Sì, l'attentato, certo. Nel 1914 Francesco Giuseppe d'Asburgo venne ucciso sul Ponte Latino, che ancora è lì e tutti lo vanno ancora a visitare. Mentre attraversava il Ponte Latino, un giovane studente bosniaco sparò lui e la moglie, e da lì partì la prima guerra mondiale. Quindi in qualche maniera è sempre stata al centro dei fenomeni più violenti d'Europa. Negli anni 90, con la guerra, diciamo, dei Balcani, Sarajevo è tornata alla ribalta per essere stata probabilmente nell'epoca moderna la città europea che ha subito l'assedio più lungo, più distruttivo. Mi sembra dal 92 al 95 dovrebbero essere gli anni. Tre anni consecutivi di assedio. Distruzione assoluta di tutta la città. Addirittura oggi le guide ti portano a visitare la via dei Cecchini. Famosa, oltre ad andare a vedere quelli che erano i resti di tutte le chiese, i templi, i palazzi meravigliosi. Tra l'altro Saray, l'origine della parola viene dal turco Saray, che significa palazzo, quindi era un centro veramente aperto, signorile, meraviglioso. E tra l'altro una cosa che volevo sottolineare era il bazar di Sarajevo, che di origine turca, ma dove dentro incontravi di tutto. Quindi era il classico mercato levantino, ma con dentro il cristiano, l'ortodosso, il giudeo, che vendevano di tutto. E la cosa meravigliosa era sedersi a un tavolo in legno e consumare in quei bricchi di caffè di peltro il caffè bosniaco, che non è altro che una derivazione del caffè turco, però convertito appunto con dei piccoli, credo, accorgimenti in un caffè specifico della Bosnia. Questa cosa, questo piacere di stare lì e guardare la gente che camminava, era quello che mi tornava alla mente quando sono tornato a Sarajevo e non ho potuto visitare quel bazar, non ho potuto vedere queste cose, e ho pensato a quanto una guerra possa distruggere una città che invece aveva un futuro davanti estremamente rosa. Quello che è bello è che oggi Sarajevo sta rinascendo, c'è un Novigrad che è la città nuova di Sarajevo, dove di fianco ai palazzi nuovi, ai grattacieli luminescenti, si trovano ancora tante rovine della guerra, e dove i giovani cominciano a rivedere di nuovo il futuro. C'è una cosa, un dettaglio che volevo lasciare su Sarajevo come ricordo: loro hanno lasciato le famose rose di Sarajevo. Le rose di Sarajevo non sono altro che i crateri provocati dalle granate che avevano ucciso i cittadini di Sarajevo durante quegli anni. Li hanno dipinti di rosso, questi crateri, e sono stati definiti come opera artistica, le rose di Sarajevo, in ricordo delle vittime e dell'orrore della guerra. Perché è fondamentale non dimenticare mai. La memoria è già una sconfitta. Distruggere a prescindere. Tutto, certo. È molto bello questo, pur nella tragicità di quello che hanno vissuto, un assedio durato anni. Ci sono storie agghiaccianti, veramente. Ricordo la vicenda della via dei Cecchini, era una roba incredibile. Sì, tanta musica anche scritta su Sarajevo e su quelle vicissitudini. Bello che stia rinascendo. E grazie ad Andrea Ceccarelli, grazie ai suoi diari di bordo, anche noi nel nostro piccolo ci abbiamo fatto un saltino in questi ultimi minuti. Ragazzi, non so se siete d'accordo, il diario di bordo di questa sera, martedì 12 novembre, con Andrea Ceccarelli a valvola, è bellissimo, perché molto siamo bello. Partiti leggeri, immersi nel Mar dei Caraibi, nelle spiagge bianche di Aruba, e poi ci siamo trasferiti a Sarajevo per affrontare una città e anche una storia che purtroppo negli ultimi decenni è stata assolutamente tragica e speriamo non più ripetibile, speriamo. E nella settimana, ne abbiamo parlato qualche giorno fa, in cui cade il trentennale della caduta del muro di Berlino, con un viaggiatore che ti viene a trovare a valvola nel basement e che ha viaggiato in tutto il mondo. Di cosa vuoi parlare? Certo. È automatico. No, allora, il muro concettualmente è esattamente l'opposto del viaggio, no? Tutto quello che è frontiere, limite, bordo, non è concepibile per un viaggiatore. Il viaggiatore è libero, ma lo è innanzitutto nell'accettare la diversità, nell'assecondare quelle che sono comunque le esigenze di un viaggio, e quindi accettare culture diverse, e apprendere dalle culture diverse, crescere,
e tornare a casa arricchito, no? E nel tornare a casa chiaramente lasciare le sue frontiere aperte, perché poi è bello ricevere altri viaggiatori. E allora in questo trentennale, no, del ricordo del muro, a un viaggiatore veramente sentire di nuovo parlare dei muri, no? Del muro tra gli Stati Uniti e il Messico, dei muri qua che vogliamo generare, ma anche i muri semplicemente ideali, e cioè, qui non ne faccio una questione politica, qui ne faccio più una questione filosofica, una questione di approccio, cioè, alla vita e al viaggio, no? Il viaggio non è altro che un'esperienza, e i grandi viaggiatori dicono che la parte più bella del viaggio non è la meta ma è il cammino, no? Certo. Ed è vero, perché per il cammino incontriamo gente, poi quando arriviamo alla meta, tra l'altro, forse ci prende anche quella tranquillità, quel rilassamento dell'aver raggiunto l'obiettivo, è vero. E a quel punto magari sei anche meno ricettivo, no? Mentre durante il viaggio, durante il cammino, conosci, assorbi, capisci, di più, ecco. Certo, molto, molto di più. E non c'è nulla di peggio è arrivare in un posto e trovarti un muro davanti, invalicabile. Io ricordo quando sono stato a Berlino due o tre anni dopo la caduta del muro, ancora c'erano ci sono i segni in terra della traccia del muro. E fortunatamente già Berlino stava cambiando, stava riprendendo vita, e stava anche grazie a un enorme sforzo dei tedeschi, della capacità di perdonarsi reciprocamente tanti odi e tante esagerazioni e ritrovare, no, un'unità. Però la cosa più bella di Berlino in quegli anni era la voglia di conoscersi di due realtà che erano state a pochi metri di distanza ma che non sapevano chi fossero uno e l'altro. Ed è assurdo come un muro possa aver lasciato l'altra metà di Berlino anni indietro rispetto all'altra, e all'oscuro di tante cose che il mondo e che la vita potrebbe dare. Immagino quei bambini o quelle persone poverette di mezza età che sono magari morte prima che il muro cadesse o morte cercando di svalicare quel muro. Come viaggiatore, veramente, in questa serata dove dovremmo solo festeggiare un compleanno, ma vabbè, no. Non c'è modo migliore di festeggiare un compleanno che celebrare l'importanza della memoria. Esatto, della esatto. Storia. Credo che la memoria e la libertà di movimento possano essere veramente il futuro e allontanare quei fumi di follia, di disumanità che stanno ritornando in Europa e nel mondo e che in qualche maniera mi spaventano, per noi, ma soprattutto per le generazioni che verranno. Verissimo, ragazzi, wow. Non c'è da aggiungere nulla, possiamo solo fare un ringraziamento e un applauso al nostro Andrea Ceccarelli. Grazie mille, grazie Andrea. A voi, grazie. Auguri di nuovo. È sempre un grandissimo piacere ritrovarti, so che partirai a breve. Sì, speriamo, quindi, speriamo. Quindi ci ritroveremo alla fine del tuo prossimo itinerario e quando sei girata alla base, sai che qui la porta è sempre aperta. Una casa. Diari di bordo li trovate tra l'altro sul canale YouTube Valvola On Air Official, trovate anche tutte le puntate precedenti, ogni volta è sempre un viaggio pazzesco. Grazie Andrea. Ciao. Grazie a voi. Grazie. Ciao.